Buonasera, buon giovedì a tutti, benvenuti nella mia cucina. Vediamo se arriva la notifica e vediamo chi si connette con me stasera per una ricettina salata da fare insieme. Tema carnevale, faremo dei fritti salati. Ecco qui la notifica è arrivata. Vediamo un pochetto chi si connette con me. Vediamo chi è con me. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, stasera faremo dei calzoni con l'impasto di patate. L'avete mai fatte? Vediamo un po'. Vediamo chi è con me stasera. Ci siete? Eccola qua, Carla, ciao. Buonasera, Vincenzo, Anna, buonasera. Allora, vediamo un pochetto, mettiamo il grembiulino e vediamo chi si connette con me stasera. Vediamo. Allora, faremo questi calzoni quindi con questo impasto di patate. Io qui ho già mezzo chilo di patate lessate, schiacciate con lo schiacciapatate. Adesso iniziamo a inciuciare con gli ingredienti. Anna, eccoti! Allora, Maria, buonasera! Buonasera. Non è partita la musica! Maria, si è dimenticata! Ti sei dimenticata? Monella! Dicevo buonasera? Buonasera allo staff! Allora, vediamo. Allora, Anna, sì, ti ho messaggiato prima. Ho letto nelle storie. Che c'è chi ha indovinato con la crema e chi meno. Allora, mezzo chilo di patate, un tuorlo e andiamo a mescolare. Ciao Rita! Simba, ci sei anche tu, Simba? Pepe, mettiamo del sale. Mettiamo del sale, vediamo se entra con noi Mario, se c'è Elio, stasera siamo in musica con Papetti. Un cucchiaio di formaggio grattugiato e mescoliamo. Rita, sì, allora Rita, allora a te lo posso dire, visto che sei di Procida, puoi venire da me oppure nelle librerie qui a Procida, eh? Se ti è più comodo, altrimenti mi vieni a salutare al mio negozio e ci incontriamo. Vediamo. Ciao Pasquina. Fatto questo, che cosa facciamo? Adesso andiamo a metterci un po' di farina. Ciao Carmela. Sempre col mio bicchiere dosatore. Iniziamo a mettercene 100 grammi, poco per volta. E mescoliamo, dico sempre poco per volta, perché poi andiamo a lavorare con le mani e vediamo la consistenza. Nunzia, Giuseppina, Nunzia Marmo, aspettate che adesso vi giro di qua perché, ecco, non vi vedo. Andiamo di mani che è meglio, eh? Ecco qua, aggiungiamo altro pochetto di farina. Amalia, buonasera, mi raccomando, condividete la diretta. Condividete la diretta, lasciate un like, un commento. Avete visto, stamattina ho postato sul blog di Gialosafferano gli gnocchi della nonna. Se avete visto il procedimento, l'avete letto. Rita, dimmi. Certo, scendi al negozio quando vuoi, Rita. Aggiungiamo l'altro restante della farina dei 100 grammi. Giovanna Romano, buonasera a te. Dobbiamo formare un impasto non più molliccio, che non attacchi più, eh? Allora, lo andiamo quasi quasi a formare, ce ne vorrà un'altra manciatina. Va bene? Maria Vaccari, buonasera, Miki! Mi chiamato! Grazie per le tue ricondivisioni nel tuo gruppo, eh? Sempre molto gentile. Andiamo sul piano, togliamoci questo che non servirà più, mi sposto queste cosette e andiamo ad impastare. Mettiamo sempre un pochetto di farina così non attacca, eh?
Allora, questi calzoncelli, calzoncini, ripioncini, chiamiamoli come vogliamo, sono veramente molto molto saporiti, anche perché li ho fatti, già li ho preparati qualche volta, qualche altra volta, ma in settimana già li ho fatti, ecco perché ho voluto proporvi questa ricettina, perché le potete preparare anche in anticipo, tenerli in frigo anche dal giorno prima o addirittura congelarli, ovviamente da crudi, eh? Voi fate tutto all'ambaradan, lì preparate belli belli, li impanate tutto, adesso li facciamo insieme, ve li faccio vedere, e poi li conservate in freezer, va bene? Maria, facciamo i ripieni con l'impasto di patate, i ripieni filanti. Allora, voi stendete, possiamo stendere anche col mattarello, eh? Possiamo stendere uno spessore più o meno quanto un dito, non più sottile. Cerchiamo di formare un rettangolo più o meno. E con un coppa pasta, se non ce l'avete, con un bicchiere o con un tappo, andiamo a ritagliare dei cerchi. Vedete? Togliamo l'eccesso di impasto, ovviamente ne andiamo a ricavare degli altri. Vi faccio vedere. Allora, mettiamoci sempre un po' di farina, così non attaccheranno. Allora, Stefania, certo, anche a te un bacione. Maria Stefania ti saluta. Ciao. Maria saluta tutti, eh? Saluta tutti, tutti. Allora, fatto questo, andiamo a farcirli. Va bene? Stendiamoli sempre un pochetto, facciamo vedere. Stendiamo un pochetto con le mani, allarghiamoli. Va bene? Allarghiamo un pochetto e prendiamo. Mi ripulisco un attimo le mani. Vedete la mia ceramica? Vedete la mia brocchetta? Vi piace? Sempre quella con il mio logo, il mio nome, eh? Allora, vi ripulisco un attimo le mani. Ed eccomi qua. Prendiamo. Adele, buonasera. Prosciutto cotto. E mettiamo. E andiamo a farcire verso la metà. Farciamo. Prosciutto cotto. Questi voi potete anche farcirli con le verdure, eh? Verdure oppure un altro salume che voi volete, se vi piace salame, se vi piace speck, prosciutto crudo, insomma fate voi. Scamorza affumicata, eh? Mettiamo dei pezzetti di fettine e poi andiamo a chiudere. Chiudiamo bene bene. Chiudiamo sigillando bene i bordi, vedete? Ecco qua. Sigilliamo. Sigilliamo. Natalino, ci sei anche tu? Buonasera. Buonasera, Natalino. Sigilliamo. E poi andiamo a completare. Sigilliamo. Sigilliamo. Allora, avete visto nelle storie la crema, la crema, che non è la crema, qualcuno di voi mi ha detto è crema, non è crema, ma è una confettura furba perché si prepara in 5 minuti. E quella è una delle ricette che ho scritto nel mio libro di cucina. Quindi chi ce l'ha può andare a vedere, va bene? Questa confettura furba all'arancio oppure agli agrumi. Io l'ho fatta agli agrumi visto che i nostri orti abbondano di agrumi, va bene? Il periodo tra arance, clementine, mandarini, quindi ho fatto un mix ed è venuta una cosa veramente spettacolare. Allora, io questo impasto dopo lo termino, perché vi voglio, altrimenti facciamo notte. Completiamo questi, questo lo vado a mettere al suo posto. Aspettate, prendo un piattino, ce li mettiamo. Ecco qua. E qui
andiamo ad impanare. Mi ripulisco un attimo le mani. Maria, che stai facendo? Maria, cosa facciamo? Stai giocando? Sì? Allora, fatto questo, vediamo chi c'è. Ciao Carmela, Lisa, ho letto bene Lisa? Ecco, mi metto qua così. Io qui ho due agrumi, sbattiamo un pochetto, un pizzico di pepe, un po' di sale, bene? I salumi non ci serviranno, ma ci serviranno dopo, per gli altri che completerò io. Mescoliamo, mescoliamo, il sale l'abbiamo messo. A questo punto prendiamo del pane grattugiato, lo mettiamo in questo piatto, vedete? Aspettate che adesso mi faccio un po' di spazio, e poi, questo vediamo se dopo ci servirà, prendiamo il nostro calzoncello, lo immergiamo e poi lo passiamo qui, vedete? Lo impaniamo, bello bene, e facciamo così per tutti. Ciao Paolo, ho letto bene Paolo? Aspettate che io da lontano qui, vi ho allontanato un pochetto, non vi vedo, non vi leggo bene. Sì, Giovanna ti saluta. Maria, ciao. Facciamo così, facciamo anche quest'altro. Ciao Giovanna, non ti preoccupare, c'è ancora tempo. Ecco qua, adesso poi andiamo a friggere, facciamo quest'altro qui, e nell'ultimo facciamo questo, va bene? Poi il resto li completo io dopo, va bene così? Elio, eccoti, mi stavo preoccupando, un bacio a tutta Caserta, sei ritornato dal festival, da Sanremo? Mi ripulisco le mani. Stasera i papetti, Elio, ecco qua, questo lo possiamo togliere, non ci servirà, e sono subito da voi. Neanche questo. E adesso andiamo a friggere i nostri calzoni. Intanto accendiamo anche il nostro olio, ok, allora venite con me, così li facciamo insieme, ok, io vi porto con me, eccomi qua, al forno vanno bene. Allora, questi calzoni potete sia cuocerli in forno che anche, diciamo, anche nella friggitrice ad aria. Spento la luce, mamma, vengo io, aspetta. Aspettate un attimo che si è spenta la luce. Ecco qua. Eccomi qua. Abbiamo risolto. Allora, eccomi qua, ci sono. Allora, possiamo cuocerli in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi con un filo di olio, ma giusto un pochetto, per un 15-20 minuti, controllateli ovviamente, se è il caso girateli pure. Nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 10 minuti, 15 vanno benissimo, o fritti, va bene? Quindi per una versione light potete tranquillamente cuocerli in forno o nella friggitrice ad aria. Sono delle bombe! Stasera sei a Capua per il carnevale, che bello! Adesso vediamo un attimino se riusciamo a friggerla, prendiamo anche un po' di rotolone e una forchetta per... Allora, che cosa volevo dire? Volevo annunciarvi il fatto dei corsi che faremo online, vi ricordate? Ne abbiamo parlato della volta scorsa, dei corsi che faremo base di cucina. Che cosa faremo? Allora, innanzitutto vediamo se qua si sta iniziando a riscaldare, vediamo se ce lo tuffiamo, si inizia, fa le bollicine, possiamo, ecco qua, tuffiamo e ci vanno tutti, ok, allora che cosa volevo dire?
Allora, vi ricordate quando io vi ho parlato dei corsi che faremo online, chi vorrà mi potrà contattare in privato. Allora, il 28 febbraio, va bene, che adesso non ricordo che giorno è, se non erro è martedì, 28 febbraio è martedì, alle 15:30 iniziano i primi corsi base, di cucina base. Faremo insieme delle creme furbe, tre tipi di creme furbe. Allora, il primo corso, per chi vorrà aderire e iscriversi, è in omaggio, quindi se voi mi contattate in privato, io vi darò un numero, un cellulare, un numero di telefono, dove possiamo creare un gruppo e quindi fare una video, un po' come facciamo noi con i gruppi su WhatsApp, no? Quindi possiamo interagire tra di noi e preparare insieme, sia io che voi, quello che poi decidiamo di fare, va bene? Vediamo, Rosa, Rosanna, Fabrizio, che ne pensate? Vorrei sapere che ne pensate, già c'è qualcuno che mi ha scritto in privato, i gruppi li vorrei formare non più di 6 persone, quindi affrettatevi, perché poi il primo corso, che è questo di cucina base con le creme furbe, è gratuito, è in omaggio per voi tesorucci, Mi piace questa idea, dite la verità, bellina. E poi vi dirò il programma, faremo tante cose insieme, tanti inciuci, tanti piccoli accorgimenti che a volte nella diretta non riusciamo a vedere, e anch'io a volte ho difficoltà perché ne siete tanti, vedete, mi devo girare di qua e di là, e quindi a volte mi sfugge pure, e sfugge a me e sfugge a voi. Però è una bella cosa, quindi il 28 di febbraio, che è martedì, alle 15:30, hanno inizio i corsi base, di cucina base. Il primo quindi è gratuito per tutti coloro che vogliono aderire a questa mia iniziativa. Ovviamente contattatemi in privato, un pochetto prima, perché vi dovrò dare il numero, altrimenti come possiamo fare? Allora, vediamo un pochetto se sono pronti i nostri calzoncelli. Le patate che ho utilizzato sono le patate a pasta gialla, perché già ve lo dissi la volta scorsa, sono quelle meno acquose e quindi sono un po' più asciutte e rendono meglio in cottura, soprattutto nelle fritture, assorbono meno olio. E le patate che ho utilizzato sono quelle dell'azienda Patati dei fratelli Bucciero, in collaborazione con loro, perché sono veramente delle patate al bacio, veramente le sto utilizzando tantissimo, le stiamo mangiando anche, quindi non ne parliamo, però sono veramente ottime, ma veramente buone buone. Ecco qui, questo è pronto, adesso lo scoliamo, ecco qui, guardate, Maria è spenta di nuovo. Ecco qua, vediamo se questa è pronta. Anche questa la possiamo togliere. Guardate quanto sono carini. Sono tutti pronti, ci abbiamo messo veramente pochissimo. Spegniamo. Vediamo, Nunzio, Fabrizio, un bacione. Santina, buonasera, eccoli qua, i nostri calzoni. Non riesci, Maria, con la luce? Adesso vengo io, allora, ma mentre tu inquadri qui e fai vedere, allora, mentre si inquadra e si fa vedere, ecco qua, mettili di qua, ma lascia sta, ecco qua, oggi abbiamo fatto un po' di, eccoci qua, andiamo a fare vedere i nostri, ecco qua, eccoli. Adesso che cosa facciamo? Adesso prendiamo il piatto, li vado ad asciugare un altro pochetto, poco, allora
vediamo. Quindi mi raccomando, vi aspetto in privato, quindi messaggiatemi, così ci organizziamo per fare queste live tra di noi, queste lezioni, questi incontri, queste cose belle, no? Così le possiamo fare tra di noi. Allora, prendiamo i nostri calzoncelli. Eccoli qua. Veramente, veramente c'è un profumo. Marina, lo senti sto profumo? Sì. Che a te piacciono tanto questi qui? Sì. È vero? Ecco qua. Pronti? Maria, mi dai il tuo telefono? Così ci facciamo una foto. E vediamo. Vediamo un pochetto. Ecco qui, questi qua voi potete farcirli, come volete voi. Io li ho fatti col prosciutto. Voi potete anche metterci quello che volete voi, prosciutto, cotto, speck, anche friarielli e provole andrebbero bene. Male non è come idea. Vedete voi quello che più vi piace, Adesso ne apriamo uno. Ecco qua. Grazie Maria. Ne apriamo uno. Vediamo. Vediamo, vediamo. Sei pronta ad inquadrare? Guardiamo. Giuseppina. Ecco qui. Vedete? Guardate, meravigliosamente buoni. Eccoli qui, guardate che spettacolo. Se li volete rifare, mi raccomando, se volete rifarli, mi raccomando, fateli, poi mi mandate le foto e così vi riposto nelle storie e ovviamente mandate le foto anche in pagina, così restano lì insieme al mio post. Allora, che dire, io vi ringrazio tutti quanti che siete stati con me, ci vediamo domenica sempre alle 19:30 per un dolcino di carnevale, perché ci siamo, quindi faremo un altro dolcino di carnevale, non mancate, e mi raccomando, contattatemi in privato se volete far parte di queste lezioni, perché così, come dicevo prima, vi darò anche il numero di telefono, il cellulare, e possiamo quindi formare il gruppo e metterci d'accordo. Per il libro, come sempre, potete contattarmi e ci mettiamo sempre d'accordo per la spedizione. Va bene, quindi grazie di tutto, grazie Maria, grazie alla signorina che mi riprende, buona serata e tanti baci. Ciao. Ciao.